Mario Tozzi e gli Elbani non sono mai andati troppo d'accordo. Nei suoi anni alla guida del Parco Nazionale dell'Arcipelago non sono di certo mancate polemiche e scintille. L'abbiamo raggiunto al telefono per chiedergli come vede oggi l'isola da fuori. La tendenza generale, l'andazzo generale è quello di un'isola che muore d'inverno, perché nessuno ci può venire, sono chiusi quasi tutti gli alberghi, ci stanno aperti pochi ristoranti e rimane con poca gente, anche i giovani hanno poche opportunità. E l'estate scoppia quando va bene. Negli anni da commissario, il geologo romano ha spesso criticato le politiche turistiche dell'isola e ancora oggi sembra essere dello stesso parere. Nessuno ha a cuore un turismo sostenibile, hanno a cuore il turismo che si concentra ad agosto, porta più denari possibile e poi sparisce. Questo purtroppo l'Italia, anche per queste ragioni, è diventato il posto in cui si vuole venire, ma si rimane sempre di meno e non ci si torna più. Si pensa che il turismo non debba essere un'aggressione, no? Dovrebbe essere un tentativo di arricchimento del territorio in maniera oculata, basato su bollini di qualità ambientale. Non è che puoi offrire soltanto la spa, devi dargli, adesso se no uno perché viene all'Elba. Quando gli chiediamo se davvero all'Elba la tutela ambientale viene vissuta come un limite, non ha dubbi. Immagina quello che hanno fatto alle isole Spora in Grecia, con il solo avvistamento di una foca monaca qualche tempo fa, probabilmente si è vista in una sola isola, tutte le Spora beneficiano del fatto che i turisti vanno lì per cercare di vederla, comprano il merchandising e stanno là. Da noi se nell'arcipelago toscano vedono una foca monaca o la nascondono o gli sparano. Infine, gli chiediamo quale sia il suo augurio per il futuro dell'isola. Mi auspico più qualità, meno quantità. Il futuro del turismo domani non sarà quello delle grandi masse imponenti che si muovono, che all'Elba non sono comunque possibili, no? Si parla dell'aeroporto, di queste cose qua. Sarà invece di persone che vengono con denari, sono disposte a rimanere molto e soprattutto ritornano.